Io sono contento di tutto, grazie. Tra voi stasera, soprattutto con due giocatori della squadra azzurri che hanno giocato con la nazionale. Le ultime cinque partite abbiamo giocato, era difficile, due volte contro Australia, due volte Nuova Zelanda e una volta Sudafrica, forse le tre migliori squadre mondiali. Abbiamo la possibilità di vincere la partita sabato contro Samoa e credo che questa squadra ha bisogno di un vittoria sabato. I giocatori sono pronti. È un piacere oltretutto essere qui per la prima volta, perché se possiamo portare un buon messaggio, soprattutto se possiamo divulgare questa disciplina, per noi è qualcosa di importante, qualcosa a cui teniamo molto, quindi sicuramente per il crescere del rugby c'è bisogno di risultati e sabato sarà una partita molto, molto importante per noi e molto importante anche per la nostra disciplina. Vedere tanti ragazzi, tante persone qui con la passione del rugby oggi mi riempie il cuore di gioia. Il progetto è partito, è stato approvato tutto, ci sono i soldi e quindi noi contiamo di iniziare al più presto i lavori. Avremmo voluto in questa occasione, come si dice, mettere la prima zolla per poter dare proprio un segno tangibile. Non ci siamo riusciti, la prima zolla verrà messa da qui a breve, però il campo sportivo è una realtà. E io approfitto di questa serata per chiedere a questi splendidi ragazzi, alle due dirigenze, perché uniti si è più forti, perché uniti...